militare. Il prelato più alto è in grado, ma è condannato per pedofilia. The first episode in the priest sacristy involved a brazen and forcible sexual attack upon the two victims. Crimini odiosi, un attacco sessuale sfrontato e forzato, così li ha definiti il giudice nella sentenza. Fuori dal tribunale i manifestanti esplodono in un applauso dopo aver ascoltato il verdetto. L'11 dicembre scorso una giuria di 12 membri aveva riconosciuto Pell colpevole di abusi sessuali su due coristi di 13 anni nella sacrestia della cattedrale di Melbourne nel 1996. Il porporato rischiava fino a 50 anni di carcere, ma vista la sua età, 77 anni, la pena è stata ridotta. Già rinchiuso in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Melbourne, il cardinale dovrà trascorrere in prigione altri 3 anni e 8 mesi prima di poter chiedere la sospensione condizionale della pena. In Vaticano non riveste più alcun incarico e il Papa gli ha proibito l'esercizio pubblico del ministero di sacerdote. Ma Pell continua a dichiararsi innocente e ha già presentato appello. Le prime due udienze sono in programma il 5 e 6 giugno.